diventando sindaco, di bloccare tutto questo grande meccanismo partito 3 anni fa? Guardi, le dico una cosa. Il voto in Assemblea Capitolina, al quale ovviamente noi quattro votammo no, il voto all'Assemblea Capitolina per i giochi, no, noi abbiamo assolutamente votato contro. Mi pare risalga all'estate del 2015. Dall'estate del 2015 sino a 15 giorni prima di queste votazioni non si è mai parlato di Olimpiadi. Adesso lei mi dice che le Olimpiadi sono il grande tema delle elezioni. Io le posso dire che non sono il tema delle elezioni. Sono diventate il tema perché qualcuno vuole scappare dai temi di Roma. ATAC, AMA, le scuole che cadono a pezzi, i disabili che non hanno fondi, le strade con le buche che si riparano così in 48 ore. Guardi, io ci vivo a Roma, quindi sono perfettamente d'accordo con lei. So cosa deve fare Roma e penso che abbiamo delle emergenze assolute. Ma sono due cose che non vanno. I sondaggi dicono che sono tutti molto favorevoli, gli ultimi sondaggi che mi sono arrivati. Cioè, il tema è perché dobbiamo dire che sono alternative le due cose, no? Che il fatto di mettere a posto la città, che è sacrosanto, non possa permetterci di sognare una grande Olimpiade a Roma. Noi possiamo sognare tutto, poi però dobbiamo rimanere un attimo ancorati con i piedi per terra e per esempio vedere i dati storici ed economici delle Olimpiadi, delle precedenti Olimpiadi. Li abbiamo visti. Ecco, allora, se li abbiamo visti, sappiamo benissimo che non c'è stata una sola Olimpiade. E non parlo delle Olimpiadi in Italia, nel mondo non c'è stata una sola volta nella quale le Olimpiadi non abbiano determinato uno sforamento di budget che ha pesato ovviamente sulle casse della città ospitante. Guardi, mi faccia dire una cosa molto chiara, solo a Montreal, per dire, le Olimpiadi sono costate il 796% in più rispetto al budget messo in preventivo, 800 volte tanto. Ma allora, se la pensa così, quindi lei le bloccherà queste Olimpiadi se diventa sindaco? Guardi, è molto molto semplice. Se i romani mi chiederanno di fare le Olimpiadi o di voler fare un referendum sulle Olimpiadi, io in qualità di sindaco, che dovessi essere eletta domenica... Ma come lo chiedono i romani di fare un referendum? Scusi, bisogna farlo, indirlo il referendum, sennò loro come lo chiedono? I romani hanno varie possibilità di pronunciarsi, per esempio ci sono delle petizioni, ci sono degli strumenti di democrazia diretta che noi intendiamo rafforzare. Se i romani mi dovessero chiedere... Cioè, se una petizione in cui le chiedono di occuparsi delle Olimpiadi, lei se ne occuperà? Certo. Ad oggi io le posso dire che nell'arco di un anno e in questi ultimi 3 mesi in campagna elettorale, io non ho sentito un romano chiedermi delle Olimpiadi, mi chiedevano altro, quindi è evidente che non è una priorità dei romani. Quindi lei, come dire, il suo programma di governo bloccherebbe le Olimpiadi, se invece ci fossero dei cittadini che le chiedono formalmente di occuparsene, prenderebbe in considerazione il tema passando per un referendum. Certo, ma le Olimpiadi poi ricadranno sulla città di Roma. Quindi è evidente che i romani debbano potersi esprimere se ritengono che... Chiaro. Però diciamo anche ai romani che noi veniamo da... abbiamo un debito mostruoso che è di 13 miliardi di euro e che io ritengo fondamentale, tra i 13 e i 16 in effetti, e che io ritengo... Non si è mai capito bene, altra cosa surreale. È per questo che noi dobbiamo accedere. E io ritengo fondamentale spiegare ai romani che ove mai le Olimpiadi dovessero svolgersi a Roma, Roma si indebiterebbe per gli altri... Per altri 30 o 50 mi perdoni, torniamo subito.